Tutti insieme, senza differenze, senza barriere, ma con lo stesso spirito di condivisione e gli stessi sorrisi contagiosi, che raccontano storie di persone diverse, ma accomunate dalla voglia di urlare al mondo quanto bella possa essere la vita. Sport e disabilità è un binomio che può diventare vincente grazie alla tenacia e alla determinazione di chi non si ferma di fronte ai limiti del proprio corpo e utilizza l'attività sportiva come stimolo per spingersi oltre. L'idea di questo evento nasce dal fatto che lo sport è vita e quindi ci vorrebbero sempre più manifestazioni legate alla propaganda sportiva. Tanti sport per disabili da provare tutti quanti insieme, ci saranno anche delle esibizioni, ma la cosa più importante è che anche i cosiddetti normodotati avranno la possibilità di sedersi a bordo di queste carrozzine e provare tutti gli sport, quindi con una dinamica e una visuale assolutamente diversa. L'importanza di questa iniziativa è proprio quella di far vedere, dimostrare che lo sport davvero è aperto a tutti, che non ci sono limiti se non quelli che noi stessi decidiamo di porci. Quindi oggi la giornata è stata dedicata proprio allo sport per tutti, e dal tiro con l'arco al basket, alla danza, insomma ci siamo oggi, ci saremo domani, ci siamo sempre, perché comunque la voglia di fare, di mettersi in gioco è quella che ci dà, insomma, la spinta per mettersi sempre in gioco. Quindi evviva lo sport, perché lo sport è vita, ma nel vero senso della parola. È un momento di vita essenziale per un soggetto che comunque nel corso della propria vita ha sviluppato una disabilità di qualunque natura. Quindi sport come strumento anche di sviluppo culturale per portare nuove risorse da mettere a disposizione anche in campo medico al mondo della riabilitazione. Io mi muovo dalla neurologia, ma sono anche fisiatra, quindi abbiamo potuto considerare di introdurre nuove risorse tecnologiche in questa attività, e poi chiaramente come collante, quindi come elemento di amalgama, quindi certamente non di divisione, ma assolutamente di aggregazione, di integrazione e di vivere una vita piena sotto ogni ambito, sotto ogni possibilità. L'importante dell'evento è far conoscere a tutti non solo il nostro lavoro, ma gli sport che tutti possono fare, non più quella mentalità di che il disabile deve stare chiuso in casa, ma dove il disabile può uscire e può vivere una vita quasi normale alla nostra. La Federazione Italiana Tiro con l'Arco è molto vicina per quanto riguarda i disabili, ma soprattutto il CIPI. Il CIPI ci aiuta molto a sostenerli, e quindi anche tramite l'unità spinale, dove si fa attività a pieno ritmo, si può dire lì, ecco, si è caricato di tutte le attività sportive, dove noi facciamo attività anche lì. Ricordiamolo che lo sport è movimento, il movimento è salute, oltre che la libertà. Se oggi siamo qui a sudare perché c'è caldissimo, è perché crediamo, abbiamo passione e vogliamo che, come dire, contagiare la popolazione di sportivi a fare sempre sport. Sia che sia rugby, basket, pallanuoto, qualsiasi cosa, bisogna prima provarlo. Puoi vedere, sì, non ce la faccio, sì, voglio, o ce la faccio. Grazie allo sport si riescono a superare tantissime barriere, soprattutto quelle mentali. Ma non solo questo, perché lo sport diventa anche un po' un modo per riabilitare anche il fisico e anche la mente, volendo, no? Perché tu ti metti in gioco, quindi riabiliti la mente, riesci magari a vincere qualcosa, stai con gli altri, quindi ti porta alla riabilitazione mentale. Mentre invece l'attività proprio sportiva quasi quasi non hai bisogno manco di andare a fare riabilitazione nei centri, perché fai un'attività sportiva, già la riabilitazione la fai tranquillamente e supera tante di quelle barriere che prima magari erano impensabili. Io invito tutti a partecipare a questi eventi per avere la possibilità di provare questi sport, e dopo questa partecipazione consiglio a tutti di iscriversi a delle associazioni in base allo sport ovviamente che si ritiene più vicino alle proprie possibilità, ma soprattutto che piaccia. Usciamo da casa, perché lo sport è veramente la vita, è momento di congregazione, è momento di mettersi in gioco,
momento di provare soprattutto delle fortissime emozioni e poi ci fa stare bene.